Buongiorno a tutti, in questo nuovo tutorial mostrerò come realizzare questo vestitino con le coppe. Nei vari mesi scorsi mi sono arrivate molte richieste da parte di molti di voi che mi si richiedeva una maglietta o un vestitino con le coppe e altre che mi chiedevano un vestitino a tubino abbastanza lungo. Ho deciso di unire le due richieste e di creare appunto un vestitino con le coppe lungo fino alle ginocchia che riavesse la stessa simmetria di un tubino, quindi qualcosa da indossare la sera. Per quanto riguarda il vestitino, questo vestito io l'ho realizzato con il cotone della lana gatta e Linea Ipanema. Vi lascerò il link sotto in descrizione della merceria da cui è possibile acquistarla anche online e anche in altri colori. Io ho deciso di usare l'arancione perché è comunque un colore estivo e va benissimo la sera. In questo momento io sotto indosso una sottoveste nera, però visto che la lavorazione è molto compatta, sotto in realtà per chi è molto giovane e le piace usare, sotto può indossare semplicemente un costume o un intimo di color carne o di color comunque colore che si avvicina molto al colore del vestitino, in modo che la lavorazione compatta nasconda comunque quello che indossate sotto, perché veramente è molto coprente. Per quanto riguarda il vestito, ora voi me lo vedete indossato con una cintura che ho realizzato con il cotone che mi era avanzato. Ho deciso di realizzare questa cintura perché il vestito mi andava un pochettino largo qui e una cosa è buona perché così non ho dovuto fare aumenti per quanto riguarda qui sui fianchi, però d'altra parte mi sono detta che non era che dovesse un po' più sciccoso, mettiamola così, e quindi ho deciso di realizzare questa cintura. Nel video tutorial adesso non c'è il video su come si realizza la cintura. Se voi siete interessate, più in là farò un video nel quale vi mostro come ho realizzato questa cintura, che è semplicissima: si fa una striscia e all'estremità si cuciono dei bottoni in modo tale da poter decidere voi quanto farla stretta o larga quando la indossate. Per quanto riguarda il vestito, comunque io ho utilizzato un totale di 350 grammi di questo cotone, mentre per realizzare la cintura ne ho utilizzato 50. Per il vestito, una cosa da dire subito è che naturalmente ognuna di noi ha delle forme diverse, partendo anche dal seno. Quindi io vi spiego come si fa la coppa, però voi magari dovrete, sicuramente, dovrete andare a fare dei giri in più per poter coprire tutta la parte del vostro, tutto il vostro seno. Quindi mi raccomando, per capire quanto dovete fare larga ognuna delle coppe, prendete un vostro reggiseno che sia a coppe, che sia a triangolo, in modo tale che capite quanto deve coprire per nascondere il reggiseno quando indosserete il vestito. Io ho fatto così, mi sono basata appunto sui reggiseni che possedevo e ho fatto la grandezza delle coppe. Una volta realizzate entrambe le coppe, le ho unite, mi avvicino per farvi vedere, con un bordino e vedete qua si fa questo giochetto molto simpatico. Terminata di unire le due coppe qui sul davanti, ho creato una striscia qui sotto. Qua si vede, ok. Ho creato questa striscia di maglie alte in modo tale da poter unire le coppe sia sul davanti che sul dietro. Realizzata questa striscia, sono passata poi a creare il resto del vestitino, che si realizza facendo un solo giro che va sempre ripetuto. Io l'ho ripetuto per 70 volte e da sotto le coppe fino a giù alle ginocchia il mio vestito misura 73 cm. Una volta realizzato tutto questo, sono passata a realizzare le spalline. Ho realizzato le spalline per ultime perché volevo capire quanto pesava il vestito e quanto dovevo fare grandi le spalline. Alla fine, fortunatamente, comunque usando un cotone che io ho lavorato con un 100 numero 3, utilizzando quindi un cotone abbastanza leggero, ho potuto fare delle spalline sottili che ho realizzato facendo lo stesso, richiamando lo stesso motivo del vestitino, ossia vedete, non so se si vede, mi avvicino ancora, si alternano strisce di gruppi di 4 maglie, una striscia di maglie alte con una striscia di ventaglietti e io ho richiamato il ventaglietto anche per fare le spalline. Terminate le spalline, ho quindi poi creato appunto la cintura.
che vi ricordo non ho il video tutorial presente in questo video per fare il vestito, ma se siete interessate ne farò un altro, anche perché in realtà ho in mente di fare anche altri tipi di cinture, quindi potrei unire in un video come realizzare due cinture con due motivi diversi. Io per fare questa cintura comunque ho utilizzato lo stesso motivo che ho già utilizzato per fare il vestitino di quest'inverno, quello bordeaux con la striscia grigia. Detto ciò, spero che il vestitino vi piaccia e che desideriate realizzarlo. Se avete domande, mi raccomando, non esitate a scrivermi o sotto il video su YouTube oppure sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o anche sul mio blog www.incentandoconelsa.it. Ci vediamo al prossimo video. Per realizzare il nostro vestito io utilizzerò il cotone della lana gatto Ipanema, che si dovrebbe utilizzare con il ferro numero 5.5, ma io utilizzerò l'uncinetto del numero 3. E iniziamo. Io ho realizzato 12 catenelle. Questo vestito si inizierà realizzando le coppe sopra del vestito, perché realizzerò questo abito con il sopra le coppe. Ho montato 12 catenelle e adesso inizio a fare il mio primo giro. Realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta nella quarta catenella. Devo realizzare un totale di 12 maglie alte, quindi 1, 2, vado in ogni catenella e vado a realizzare una maglia alta fino, come ho detto, a realizzare un totale di 12 maglie alte. Realizzate le 12 catenelle, prendo il filo, rientro nello stesso foro finale e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. Realizzo una catenella, prendo il filo, rientro sempre nello stesso maglia di base, vado a realizzare altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, in modo, come vedete, che mi sono girata col lavoro. Adesso andrò a realizzare una maglia alta speculare a ogni maglia alta di prima, quindi entro dentro e faccio una maglia alta. In questa maniera fino ad arrivare alla mia prima maglia alta. Ho terminato così il mio primo giro. Ho fatto quindi 12 maglie alte, 2 catenelle all'interno, una catenella, di nuovo 3 maglie alte, 11 maglie alte totali. Secondo giro, vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare all'archetto di una catenella. Nell'archetto di una catenella realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella di separazione, rientro e vado a fare altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e adesso vado di nuovo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla fine del mio secondo giro, in questa maniera. Ho terminato il secondo giro, quindi posso andare a fare il terzo. Il terzo è quello che andremo a ripetere fino ad arrivare alla lunghezza, alla grandezza desiderata della coppa del nostro vestito. Vado a fare una catenella sopra, 3 catenelle sono la mia prima maglia alta. Vado sulla maglia alta successiva e faccio la maglia alta. Vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino a ritrovarmi all'archetto di una catenella. In questa maniera. Arrivata all'archetto di una catenella vado a realizzare 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella di separazione e rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2. E adesso continuo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare alla fine del mio terzo giro. In seguito farò sempre questo giro andando ad allargare sempre la mia coppa fino ad arrivare alla larghezza desiderata. Ora io mi fermerò quando avrò raggiunto la mia la larghezza desiderata. Voi naturalmente per capire quanto dovete farla grande dovete basarvi tipo sulla coppa di un vostro reggiseno, in modo tale da non sbagliare. Quindi farete questo giro fino ad arrivare alla larghezza necessaria per poter coprire il vostro seno.
Vedete, io ho finito il terzo giro, adesso andrò a lavorare ripetendo sempre questo terzo giro che vi ricordo si fa una maglia alta fino, sopra ogni maglia alta fino ad arrivare all'archetto di una catenella, due maglie alte, una catenella, due maglie alte all'interno dell'archetto e poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. Questo servirà ad allargare sempre di più la vostra coppa. Vi farò sapere per quanto riguarda il mio caso quanti giri farò per arrivare poi alla larghezza desiderata. Allora, io ho ripetuto il terzo giro per altre 6 volte, quindi 1, 2, 3, questo è il mio terzo giro, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sono arrivata a 9 giri totali. Adesso andrò a fare l'ultimo giro che mi serve come tipo un bordino per potermi, che mi servirà poi per agganciarmi all'altra coppa che andrò a fare. E come bordino io ho deciso di realizzarne uno semplice che mi permetterà poi dopo ancora di fare un altro piccolo bordino che mi servirà per fare la rifinitura. Allora, io vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, salto 2 maglie, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte, una, rientro 2, una catenella di separazione, salto 2 maglie, entro nella terza e di nuovo vado a fare 2 catenelle nella stessa maglia di base. Continuo così quindi per tutto il giro. Salto 2 maglie alte, faccio 2, entro nella terza e faccio 2 maglie alte, catenella di separazione. Naturalmente, quando arriverò qui però all'archetto di una catenella, varierò un attimo, vi faccio sapere. Quindi, per adesso procediamo così fino ad arrivare all'archetto di una catenella. Sono arrivata all'archetto di una catenella, mi mancano 3 maglie del giro precedente o all'archetto. Vado a fare una catenella, salto le 3 maglie, entro dentro l'archetto e vado a realizzare 2 maglie alte. 2 catenelle, rientro 2 maglie alte, una catenella di separazione, salto 3 maglie alte, entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte. Ho realizzato così la mia punta. Adesso continuo a lavorare normalmente come stavo realizzando qui, quindi una catenella, salto 2 maglie di base, entro nella terza e vado a fare 2 maglie alte. E continuo così fino alla fine del mio decimo giro. Staccherò il filo e potrò andare a fare una coppa uguale a questa e poi unirò le due coppe con un altro giro che vi farò vedere. Quindi per adesso io finisco questa, vado a realizzare un'altra coppa e poi vi farò vedere come unire le due coppe sia tra di loro sia poi dietro per poter poi fare la parte di sotto del vestito. Come vedete, io ho realizzato due coppe, una e due. Adesso andrò a fare il bordino che mi permetterà di unire questa coppa a questa e anche di iniziare a fare il filo spesso. Io lo farò abbastanza spesso, che mi serve, consente di unire le coppe anche dietro la schiena in modo tale poi sotto da poter fare il nuovo punto per poter realizzare la parte sotto del vestito. Iniziamo quindi. Vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Una, 2, 3. Entro sulla seconda maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado a fare una maglia alta nel foro di una catenella, una maglia alta nella maglia alta successiva, un'altra maglia alta nella maglia alta successiva, un'altra maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta nella maglia alta. Un'altra maglia alta nella maglia alta. Ho realizzato così un totale di 3, 6, 8 maglie alte. Adesso posso andare a lavorare per fare il mio bordino che mi servirà per agganciare questa parte a quest'altra. E vado a lavorare 3 catenelle, 1, 2, 3. Entro nell'archetto di una catenella e faccio una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nel bordino, nell'archetto di una catenella e faccio una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto di una catenella. 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto di una catenella. 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto di una catenella. Devo fare questo fino ad arrivare qui, dove poi naturalmente andremo ad aumentare, a fare in maniera. Allora, ho fatto la mia ultima maglia bassa nell'archetto, sono arrivata dove ho l'archetto di 2 catenelle. Continuo realizzando 3 catenelle, prendo
Prendo il filo, vado nell'archetto 2 catenelle e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, un archetto di separazione, rientro e vado a realizzare altre 2 maglie alte, 1 e 2. 3 catenelle di separazione, ricomincio ad andare a fare 3 catenelle e una maglia bassa. Allora, io qui ho fatto un ventaglietto perché poi io riprenderò con il filo e farò il mio con i ventaglietti farò le mie spalline. Quindi per questo io sto facendo qui di maniera diversa, perché qui andrò a realizzare il ventaglietto che mi servirà a fare le mie spalline. Adesso io fino a qui, fino alla fine, fino a qui continuerò facendo 3 catenelle e una maglia bassa in ogni archetto. Arrivati qua vi farò vedere come terminare e come agganciarsi da quest'altro lato. Ho realizzato la mia ultima maglia bassa, adesso qui nell'archetto, adesso per chiudere vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella terza catenella iniziale che equivale alla mia prima maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Prendo l'altra coppa, dove ho la terza catenella della mia prima maglia alta, entro dentro e vado a fare una maglia bassa, agganciandomi in questo modo a questa. Quindi ripeto, io ho fatto la mia maglia bassa, vado con l'uncinetto nella terza catenella dell'altra mia coppa e faccio una maglia bassa. Adesso devo continuare a unire questo e questo in questa maniera. Farò questa cosa per 4 volte, quindi seguitemi bene, ve lo ripeterò per tutte le 4 volte e poi si procederà come abbiamo proceduto per il resto per questa. Vado a fare una catenella, mi aggancio con il filo nella seconda catenella del gruppo di 3 del primo archetto dell'altra parte, quindi vedete sono nel primo archetto, mi aggancio con il filo, con l'uncinetto, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. Una catenella, vado nel primo archetto di quest'altra parte e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo, una catenella, giro. Vado nella successiva gruppo nella successiva catenella di archetto di 3 catenelle, entro nella seconda, vado a fare una maglia bassissima, una catenella, entro con l'uncinetto nel secondo archetto di una catenella dell'altra coppa e vado a fare una maglia bassa. Vedete come sta venendo? Dobbiamo farlo ancora 2 volte, quindi ripeto ancora. Vado a fare una catenella. Prendo la coppa dove ho già lavorato, vado nella successiva archetto di 3 catenelle, entro nella seconda e vado a fare una maglia bassissima. Una catenella, riprendo la coppa che sto iniziando a lavorare. Entro nell'archetto di una catenella e faccio una maglia bassa. Un'ultima volta. Catenella. Giro, vado dove ho l'archetto successivo di 3 catenelle della coppa già lavorata e vado a fare una maglia bassissima. Una catenella, ritorno in quest'altra coppa, vado nell'archetto successivo e faccio una maglia bassa. Ho unito così le mie 2 coppe. Adesso torno a lavorare normalmente, ossia vado a fare 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di una catenella e faccio una maglia bassa, 3 catenelle e continuo così fino ad arrivare dove ho l'archetto di una catenella. A quel punto vi faccio rivedere come si faceva il ventaglietto e poi si continua a lavorare per fare poi qui di nuovo le nostre maglie alte e poi vi faccio vedere come si continua. Quindi per adesso io continuo, vi faccio vedere qui e vi faccio rivedere qua e come continuare. Quindi sono arrivata dove ho l'archetto di 2 catenelle, vado a fare 3 catenelle, prendo filo, entro e vado a fare 2 maglie alte. Una catenella, 2 maglie alte. E adesso torno a lavorare di nuovo, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto. Continuo a lavorare qui finché non arrivo agli ultimi, come ho fatto da quest'altro lato, vedete qui, le ultime 3 gruppi di maglie alte. Quindi io continuo a lavorare di qua fino ad arrivare qui, a fare la maglia bassa.